Ascari Academy è partner di YouSlow Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo e learning di qualità da oggi anche sulla tua radio. Maggiori informazioni su www.ascari.academy. Buon ascolto. Buonasera, ben trovati. Grazie intanto alla Ascari Academy per avermi dato la possibilità di fare questa chiacchierata insieme di materia di fiscalità estera. Tra l'altro oggi è anche il 15 maggio, si avvicinano a lunghe falcate una serie di adempimenti fiscali che chi è commercialista tra noi, credo che nella platea degli ascoltatori ci siano anche non commercialisti. Cercheremo un po' di trattare con quel che ci permette questo tempo a disposizione alcuni argomenti legati appunto, come anticipava Greta, alla fiscalità ai redditi prodotti all'estero, con particolare riferimento ai redditi del lavoro dipendente prodotti all'estero, stante anche la necessaria, ormai molto veloce attitudine dei lavoratori, soprattutto quelli più qualificati, a muoversi non solo in Europa, ma soprattutto in Europa, e stante anche il fatto che oggi è sempre più complesso muoversi nelle regole dell'Agenzia delle Entrate italiana, che non sempre è coordinatissima con delle regole, dei principi che comunque guidano un po' tutte le altre nazioni. Noi siamo particolarmente creativi spesso nell'interpretare delle leggi, quindi cercheremo anche di parlare poi di qual è l'atteggiamento pratico in sede di accertamento proprio con riferimento ai redditi prodotti all'estero. In linea di massima sappiamo come l'imposizione fiscale segua due principi con riferimento ai redditi prodotti: quello di territorialità e l'altro il Worldwide Taxation Principle, che segue invece la residenza del lavoratore, del produttore di redditi. Il principio della territorialità considera il luogo, il paese in cui si produce il reddito, mentre il principio di Worldwide Taxation Principle segue invece il paese in cui si risiede. In ogni caso, per un soggetto italiano, quindi considerato fiscalmente residente in Italia, vige l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, comunque per tutti i redditi, anche quando sono prodotti in altri paesi, è sempre con riferimento a uno stesso periodo d'imposta, con il rischio che il contribuente potrebbe rimanere tassato due volte. E proprio per questo motivo ci sono delle regole. Queste regole intorno alla doppia imposizione, alla limitazione, alla mitigazione della doppia imposizione, che non viene esclusa mai del tutto, ruotano anche intorno all'articolo 165 del testo unico, che consente, come vedremo oltre, un meccanismo di credito d'imposta. Ovviamente c'è una tendenza di ogni Stato ad attrarre a sé la tassazione di quelli che considera propri contribuenti. Quindi in Italia c'è una forte... In Italia, come c'è anche all'estero, però diciamo l'Italia, lato nostro, notiamo sempre come c'è il tentativo di attrarre a una fiscalità italiana, quindi a un concetto di residenza fiscale italiana, arrivando a forzare l'interpretazione del testo unico, e vedremo un po' come anche questa nostra chiacchierata deve necessariamente ruotare intorno al principio, come anche stato nelle chiacchierate precedenti, nelle discussioni precedenti, nei webinar precedenti a questo con i colleghi, sempre nell'ambito di questi seminari organizzati da Ascari Academy. Quindi può succedere che due ordinamenti diversi si considerino nel pieno diritto di pretendere che le imposte vengano pagate nel proprio paese. Questo, il meccanismo del credito d'imposta, è abbastanza semplice nella sua aritmetica.
diventa un po' meno semplice nella sua applicazione pratica perché i casi sono davvero tanti e le condizioni e i presupposti per poter usufruire del credito d'imposta sono altrettanto variabili. Ovviamente il meccanismo del credito d'imposta non si applica solo all'imposta sulle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma anche all'IRES, con particolari sottocasi riguardanti il reddito d'impresa, ma non è oggetto della nostra chiacchierata di oggi. E quindi cominciamo un attimo a vedere come intervengono anche dei meccanismi di imposizione fiscale e come si coordinano le convenzioni internazionali con le normative nazionali. Parlavo appunto delle convenzioni internazionali che sono la prima cosa che va consultata quando abbiamo, non so, un cliente o siamo noi stessi o quel che io mi metto nei panni dei colleghi commercialisti, quindi se hanno un cliente residente in una data nazione, la prima cosa che dovremmo andarci a studiare sono le convenzioni internazionali tra l'Italia e questo paese. Teniamo conto sempre che queste convenzioni internazionali sono modellate intorno a un modello previsto dall'OCSE, quindi bene o male non ci sono grandissime differenze tra una convenzione e l'altra, ma questo è ancora più subdolo perché appunto le micro differenze sono quelle che fanno prendere le cantonate più inaspettate. In linea di massima, con le convenzioni internazionali, uno dei due stati che firmatari delle convenzioni dovrà rinunciare in tutto o in parte alla propria potestà impositiva e il contribuente dovrà cercare di cioè, do dovrà evitare, dovrà cercare di evitare di pagare più di quanto dovuto. Semplicemente dovrà ripartire i tributi tra uno Stato e l'altro. Però questo non è, decisamente non è ovvio. Tra l'altro, gli strumenti convenzionali non si pongono soltanto l'obiettivo di evitare il rischio della doppia imposizione, ma si barcamenano anche nell'altro obiettivo principale, che è quello della prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale. Con l'individuazione di procedure che consentono anche lo scambio di informazioni tra stati e l'assistenza tra le amministrazioni fiscali. Un aspetto importante delle convenzioni è che le convenzioni sono gerarchicamente sovraordinate, vengono poste sul gradino più alto della gerarchia delle fonti e quindi, così come anche una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha statuito nero su bianco, in caso di contrasto tra le normative, tra le convenzioni, tra le disposizioni contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e la normativa interna, le convenzioni prevalgono proprio sulla base del principio di specialità, andando un po' contro quel che normalmente fino a quella data aveva sostenuto l'amministrazione finanziaria e l'Agenzia delle Entrate, cioè il criterio della successione delle leggi nel tempo. Quindi, in generale, le disposizioni del testo unico, in ogni caso, si applicano anche derogando alle convenzioni nel caso in cui siano più favorevoli per il contribuente. C'è l'articolo 4 delle convenzioni, del modello OCSE delle convenzioni, introduce anche un criterio. Il criterio della residenza, perché quello intorno al criterio della residenza è proprio il principio intorno al quale si litiga di più con le amministrazioni finanziarie. E secondo appunto l'articolo 4 del modello OCSE, ci sono dei criteri di determinazione della residenza che vanno applicati e vanno applicati non se, in ordine gerarchico, cioè laddove il primo non riesca a far chiarezza sulla residenza del contribuente, interviene il secondo, il terzo e via dicendo. E questi sono il primo, l'abitazione permanente. Poi ci torneremo anche più in là, penso nella chiacchierata, perché è interessante vedere come si atteggia poi in generale il modello dell'OCSE di convenzione, proprio con il tentativo di richiamare
in un concetto molto ampio di residenza fiscale in Italia, e qui, come sempre, c'è un atteggiamento legato alla fase di accertamento che è molto ampio, tende a rinazionalizzare molte situazioni soggettive che sono invece molto più articolatamente discusse poi anche in dottrina. Diciamo che la residenza fiscale delle persone fisiche ruota intorno agli articoli 2 e 3. L'articolo 2 in particolare del testo unico al comma 2 recita che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono alternativamente iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, il motivo per cui faremo un veloce riferimento al ruolo dell'AIRE, quindi che sono o iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, ai sensi del Codice Civile. Ricordo che appunto l'articolo 43 del Codice Civile definisce il domicilio come il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza invece è il luogo in cui la persona fisica dimora abitualmente. Quindi non si sfugge se si rientra in uno di questi tre casi. Il problema è appunto che l'interpretazione su cosa sia domicilio, quindi affari e interessi, e quali siano anche cosa venga tratto nella sfera affettiva, come, meno male, questo è sempre un argomento ricorrente, ma sempre di questo alla fine ci ritroviamo a dover combattere. Quindi è sufficiente il verificarsi di una sola di queste condizioni perché il soggetto venga fiscalmente attratto a un'idea di residenza italiana. E sulla base di questi criteri, ad esempio, è considerato residente in Italia un cittadino estero, assunto da una società estera che svolge la propria attività lavorativa dipendente all'estero, ma che si ritrova iscritto per la maggior parte del periodo d'imposta nelle anagrafi della popolazione residente in Italia e se la sua famiglia, che è un altro aspetto dirimente, vive e risiede stabilmente in Italia. Tra l'altro, questi requisiti per ottenere la residenza all'estero hanno anche un riferimento temporale, quindi quando l'articolo 2 indica la maggior parte del periodo d'imposta, dobbiamo sempre fare riferimento al fatto che gli anni possono essere 183 o 184 giorni, gli anni bisestili, e l'iscrizione, diciamo alla fine i requisiti per ottenere una con buona probabilità. Vorrei dire con certezza, però davvero ci sono molti casi in cui poi ci si è trovati a dover difendere posizioni, a creare dossier. E comunque i tre requisiti base per poter ottenere la residenza all'estero sono che il cittadino, quindi per la maggior parte del periodo d'imposta, sia iscritto all'AIRE, che è l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, che abbia il domicilio civilistico all'estero ai sensi dell'articolo 43, e quindi il domicilio, il luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Quindi non solo, e qua l'aspetto anche un po' più ampio che si è andato nel tempo anche in maniera fluttuante, perché di recente, vabbè, ci sono stati vari casi anche diventati famosi, ma comunque all'estero bisogna avere non solo il proprio centro di affari e di interessi, di tipo patrimoniale ed economico, ma anche familiare e affettivo. E poi la residenza civilistica all'estero, cioè la residenza, sempre ai sensi dell'articolo 43, considerata come il luogo in cui il contribuente, diciamo la persona, il cittadino, ha la dimora abituale. Quindi deve effettivamente trovarsi all'estero con l'intenzione anche di voler stare all'estero. Ci sono una molteplicità di casi, di domande, di richieste del perché, comunque, pur avendo queste caratteristiche, quindi essendo domiciliato all'estero, essendo iscritto all'AIRE e avendo una residenza civilistica all'estero, una serie di investimenti, ad esempio in Italia, investimenti in una casa in campagna, o comunque laddove si ha il sogno di voler tornare, magari un giorno,
per chi riuscirà ad avere una pensione e passare la vita in Italia. Ecco, questa idea di elastico comunque, quindi partire dall'Italia, ma con l'idea di volerci ritornare, è stata spesso oggetto di contestazione o comunque di ulteriori indagini. Ovviamente, visto il modo in cui viene calcolato questa idea di maggior periodo d'imposta, di maggior periodo dell'anno, quindi 183 o 184 giorni, soprattutto per il primo anno, ma ovviamente vale per tutti gli anni, lo si può accertare soltanto alla fine dell'anno. Quindi questa idea di requisito della residenza si può acquisire solo ex tunc, con riferimento alla fine dell'anno in cui si è trascorso all'estero e ci si è stabiliti all'estero. Si parla dell'AIRE prima. L'AIRE è appunto l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, diciamo, è l'ufficio presso il quale chi lavora all'estero, comunque si trasferisce all'estero, dopo 12 mesi ha l'obbligo di iscrizione. Questa iscrizione è sia insomma, l'obbligo di essere iscritti all'AIRE può anche essere considerata comunque un diritto, perché fornisce anche una serie diciamo, di ricadute anche non strettamente fiscali, quale il diritto di voto per corrispondenza, una serie di altre. Cioè non si diventa più sospesi nel nulla, né italiano né all'estero, sei un italiano residente all'estero, quindi non basta, come spesso è equivoco, no, non certo per noi che siamo addetti ai lavori, per avvocati e commercialisti, però spesso il cittadino che si trova all'estero si iscrive all'AIRE e ritiene di aver adempiuto la gran parte insomma, degli adempimenti che lo dovrebbero mettere in salvo da una serie di adempimenti che invece continuano a rimanere come necessari in Italia. Chiaramente ha degli importanti risvolti fiscali, l'iscrizione all'AIRE, perché è uno degli elementi, però è uno dei tre, quindi bisogna continuare a lavorare per avere anche gli altri due elementi se non si vuole essere residenti fiscalmente in Italia. Metterei una questione davvero sotto. Non deve essere uno stress il fatto di essere residenti in Italia o residenti all'estero e quindi sapere se in quale delle giurisdizioni fiscali si è residenti. Lo stress nasce quando lo si prende invece con apodittica proclamazione fiscale in un dato paese, solo ad esempio perché si è iscritti all'AIRE. Tra l'altro ci sono stati anche, non più di recente, ma fino a qualche anno fa, quando l'informatica nei paesi un po' meno attenti, nelle città meno attente della provincia italiana, ci si continuava a ritrovare iscritti per errori nelle anagrafi cittadine, pur essendo iscritti all'AIRE, cosa che oggi sembra un po' impossibile, vista la spinta informatica, ma l'amministrazione degli enti locali sa fare miracoli di ogni tipo. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, l'iscrizione anagrafica configura una presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia, per cui se noi siamo residenti a Roma, Milano, dove in qualunque posto d'Italia, e abbiamo tutto il nostro mondo lavorativo, affettivo all'estero, la semplice iscrizione anagrafica quindi configura la riqualificazione come italiana della residenza. Ovviamente questo principio, questa affermazione deve tener conto delle convenzioni internazionali che in questo caso prevalgono sul diritto interno e ci sono alcuni principi che vanno comunque tenuti in conto e che sono stati anche richiamati dalla Cassazione più volte, proprio per dirimere conflitti di residenza. Proprio quelle tie-break rules che abbiamo visto prima. Quando ci si iscrive all'AIRE, l'iscrizione all'AIRE per la più parte del periodo d'imposta è sufficiente a determinare la residenza, quindi, come si diceva, la residenza nel paese
in cui ci si iscrive, nell'area di cui ci si iscrive, ma bisogna comunque sempre controllare che oltre alla residenza si rientri nei concetti di, oltre alla residenza anagrafica, si rientri nei concetti di residenza e di domicilio civilistici. Quindi, se l'amministrazione dovesse sostenere che la residenza all'estero è fittizia, bisogna fornire la prova che non è ovvia che abbiamo all'estero anche la residenza e il domicilio. Normalmente può convenire cominciare a creare dei dossier di spese sostenute all'estero, di bollette, di palestre, di vita quotidiana sostenuta all'estero, ma non voglio entrare in questo micro dettaglio di aspetti, solo vorrei porre l'attenzione sul fatto che non basta avere le carte in regola, intesa come iscrizione all'anagrafe, anche all'AIRE, per sentirsi a posto rispetto agli adempimenti fiscali che continuano a essere vivi e a ticchettare dall'Italia. L'AIRE ha anche un ruolo di vigilanza perché ogni 6 mesi il comune, quando ci si iscrive all'AIRE, il comune di provenienza deve confermare all'Agenzia delle Entrate la situazione del contribuente con riferimento appunto a questa assenza, questa cancellazione dal comune, e il comune stesso deve comunicare, deve fare un'attività di controllo su questa cessazione di residenza in Italia. Ripeto che non è necessariamente ovvio, potrebbe essere comodo e utile controllare se dopo essersi iscritti all'AIRE non risulti ancora nessuna aderenza al comune di partenza. Per quanto riguarda ancora l'articolo 2 del testo unico, in particolare il comma 2 bis, e ancora con riferimento al concetto di residenza, per chi si fosse trasferito in stati e territori, aspettate se la slide, ok, questa. Se i cittadini italiani che si sono cancellati dalle anagrafi residenti si sono trasferiti in territori, virgolette, blacklist, comunque diversi da quelli individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi in paesi non whitelist, c'è un'inversione dell'onere della prova, sarà il contribuente che dovrà accollarsi l'onere di fornire gli elementi considerati necessari, qua ancora più importante è creare un dossier per dimostrare che la perdita di residenza è effettiva, perché viene considerato invece come naturale l'attrazione alla residenza italiana proprio per questi paesi, per i paesi blacklist, diciamo, in qualche modo. Quindi, quando ci si trasferisce in un paradiso fiscale, e su questo dovremmo forse far porre attenzione a quel che è diventato una moda, perlomeno in Italia, di trasferirsi dopo la pensione in posti dove la tassazione è molto bassa, e quindi insomma fare davvero una piccola checklist della propria situazione, proprio per evitare che un giorno possa esserci qualche difficoltà perché non abbiamo precostituito prove per dimostrare che effettivamente siamo andati a vivere in un posto che viene classificato come paradiso fiscale. Perché in via presuntiva l'Agenzia delle Entrate può considerare ancora questa persona fiscalmente residente in Italia. Anche la Corte di Cassazione è entrata nel merito, però ecco, in seconda battuta, in prima battuta c'è questo articolo, c'è questo comma dell'articolo 2, il comma 2 bis dell'articolo 2, laddove la Corte di Cassazione, invece, entrando nel merito, ha statuito che insomma, è sufficiente provare il pagamento dell'affitto, le utenze,
non dando valore a biglietti aerei di partenza e di arrivo, come sono stati spesso portati come argomento invece dell'attrazione fiscale in Italia da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi, nel caso di nel Principato di Monaco, quindi a Monte Carlo, un personaggio piuttosto noto aveva come documenti il contratto d'affitto relativo a un appartamento sottoscritto da entrambi i coniugi, la regolare corresponsione di affitti e di spese accessorie, la congruità di spese, utenze telefoniche, perché anche questo, le varie utenze televisive, energia. L'Agenzia delle Entrate entra anche nel merito del fatto che non basta una bolletta, ma ci deve essere un consumo che abbia un senso economico rispetto a un periodo dell'anno di assenza da una data a casa. Quindi anche qua bisognerebbe riuscire a regolare, prima di partire e salutare tutti, una serie di aspetti che vanno presidiati. Quindi, ad esempio, una bolletta telefonica, una bolletta di energia che viene pagata da un parente che abita lì, però l'utenza è intestata al parente. Ecco, queste cose vanno gestite in qualche modo perché non è un consumo tuo, ma ti potrebbe essere contestato che sia un consumo tuo. Quindi, questi sono creare un dossier che permetta di superare questa inversione dell'onere della prova, perché la Cassazione con questa documentazione, con contratti bancari, anche lì, contratti bancari, però è andata oltre l'idea delle spese fatte con carta di credito, perché non è che deve diventare l'impossibilità di muoversi dal momento in cui si decide di trasferirsi, però ecco, ci sono degli aspetti più importanti come appunto le utenze, gli affitti e una vita quotidiana trascorsa lì se si hanno figli, la spesa dell'asilo dei figli o della babysitter se si riescono a documentare, quindi secondo la Cassazione, da questa documentazione si evinceva che Monte Carlo non fosse solo il luogo dove ci fosse la sede principale meramente di affari e interessi economici, ma anche di relazioni personali. Un altro aspetto, non so se io vado con le slide, perché in parte seguo le slide, in parte parlo per i fatti miei, sempre con riferimento in sede di accertamento, insomma, la residenza fiscale delle persone fisiche finisce o può finire, o si prova a farla finire in Italia a seguito del possesso di beni immobili. In genere queste contestazioni vengono poste in base al presupposto secondo cui il possesso di immobili in Italia sarebbe di per sé sintomatico di una localizzazione nello Stato del centro di interessi vitali dell'individuo. Quindi, come vedete, davvero si va molto oltre gli aspetti brutalmente fiscali di cui noi bruti commercialisti tendiamo a occuparci, ma si entra dentro aspetti che davvero attengono a giudizi che secondo molti non potrebbero essere oggetto di accertamenti fiscali. Però, insomma, il fatto che il possesso di immobili in Italia possa determinare quindi la decisione che quello sia anche il centro di interessi vitali per un individuo, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico, è insomma, a volte urla vendetta. Tra l'altro è anche in contrasto con molti orientamenti dell'OCSE che da un lato, questi orientamenti non consentono cioè, sono molto fermi nel non ridurre il concetto di centro di interessi vitali a un piano strettamente economico e patrimoniale nel caso degli immobili. E poi, dall'altro lato, anche insistono sul ruolo del possesso degli immobili, perché a certe condizioni. No, non si può considerare il possesso di immobili il centro di interessi vitali, tra l'altro utilizzato come criterio per l'imputazione della residenza. E queste considerazioni meritano, cioè, sono davvero considerazioni molto complesse, e soprattutto per una duplice ragione, perché l'attrazione della residenza fiscale in Italia
alla fine comporta il passaggio alla tassazione su base territoriale a quella invece che è ben più ampia di worldwide taxation, con la quale lo stato di residenza, l'Italia, autorizza a tassare tutti i redditi posseduti dal soggetto passivo, a prescindere dal luogo di produzione, perché tu presenti la dichiarazione dei redditi appunto in Italia, quindi può diventare fiscalmente un disastro se l'amministrazione fiscale erroneamente attrae in Italia il contribuente. Anche poi i criteri che utilizza il legislatore per definire il concetto stesso di residenza fiscale delle persone fisiche, noi l'abbiamo appunto nell'articolo 3 del nostro codice civile, in particolare il concetto di domicilio e di residenza, già sono ampi, anche se non sono con facilità delimitabili. Però la difficoltà del cittadino a dimostrarne, a provare di non essere residenti è davvero un aggravio probatorio che urla vendetta in molti casi. Il possesso di mobili, dicevo, da parte dei soggetti non residenti, quindi è molto delicato, perché spesso l'amministrazione finanziaria ha visto nel semplice possesso dei beni immobili la prova della sussistenza del centro di interessi vitali, e quindi il concetto di, tra l'altro, il centro di interessi vitali non è neanche menzionato nel testo unico, perché il testo unico si limita a stabilire che in generale sono fiscalmente residenti in Italia le persone che sono per la maggior parte del periodo di imposta iscritte alle anagrafi, eccetera, ma non si parla di centro di interessi vitali. Lo stesso articolo 43 parla di domicilio di residenza in altri termini. Ora, il tempo è poco, siamo già passata mezz'ora, quindi io non tornerei molto su questo. È soltanto la necessità da parte mia di fare questa premessa, perché è preliminare l'esigenza di stabilire qual è il paese in cui noi dovremmo presentare i nostri dichiarativi fiscali. Perché potete immaginare bene qual è il disastro nel caso in cui ci consideriamo in buona fede residenti altrove, e quindi anche le discussioni che possono riguardare il credito d'imposta e quant'altro diventano poi vuote. Allora, il lavoro dipendente, che poi tra l'altro è oggetto principale della nostra chiacchierata di oggi, è la mobilità in generale. La possibilità quindi dei lavoratori, soprattutto in ambito dell'Unione Europea, è agevolata da una serie di norme che soprattutto mantengono diritti in ambito previdenziale, perché la legislazione previdenziale, quindi i principi di coordinamento con cui si cerca di mantenere ad unità il percorso contributivo del lavoratore, ruotano intorno ai principi generali stabiliti, tra l'altro, o ribaditi con circolare dell'INPS del 1 luglio 2010, e sono che prevedono una parità di trattamento delle persone nei confronti delle legislazioni nazionali, la unicità delle legislazioni applicabili, l'esportabilità delle prestazioni, l'assimilazione di prestazioni redditi all'interno dell'Unione Europea. E tra l'altro vengono anche allineate o comunque coordinate una serie di prestazioni da parte dell'INPS, in particolare sono le prestazioni di malattia, di maternità, prestazioni vecchiaia, superstiti, eccetera. Anche le casse professionali, perché la circolare dell'INPS 1 luglio 2010 si applica anche alle casse previdenziali professionali, quindi credo alla gran parte di noi che siamo oggi qui ad ascoltarci a vicenda in qualche modo. Nell'ambito della Unione Europea, in particolare, il principio di territorialità, che è un principio base, territorialità dell'obbligo contributivo, è però soggetta ad alcune eccezioni nel caso di distacco,
nel caso di lavoro in due o più stati membri e nel caso ci siano accordi tra le INPS dell'Europa stessa. Quindi nel caso del distacco, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di distacco si può derogare al principio di territorialità contributiva mantenendo la contribuzione esclusivamente nel paese di invio, a parità di condizioni con i lavoratori che svolgono lì la loro attività lavorativa. Per i distacchi in paesi dell'Unione Europea, e non solo dell'Unione Europea, ma anche dello spazio economico europeo, quindi Norvegia, Islanda, di lavoratori assunti in Italia, il rapporto contributivo e l'assicurazione, quindi contro gli infortuni e le malattie professionali, quindi per 24 mesi restano soggetti alla legislazione italiana. L'ambito, l'area, lo spazio in cui queste disposizioni si applicano è molto ampio, perché si tratta anche di tutte le assegnazioni temporanee trasfrontaliere o di lavoratori che sono stati proprio assunti per essere distaccati o anche gli apprendisti, e tra l'altro vengono assimilati a lavoratori dipendenti, e questa è una recente circolare dell'INPS, anche i dottorandi o chi svolge il dottorato di ricerca o borse di studio, le collaborazioni coordinate e continuative, oppure i medici che fanno formazione specialistica. Solo che per poter beneficiare di questo regime speciale, il lavoratore deve esercitare l'attività di dipendente in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che riesercita abitualmente le sue attività. Ed essere distaccato in uno Stato membro diverso per svolgere un lavoro per conto del datore di lavoro e non deve essere assegnato in sostituzione di un'altra persona distaccata. Per il lavoratore autonomo, che è la cosa che potrebbe riguardarci, penso, non so esattamente chi mi sta in questo momento seguendo, però in generale credo che siamo tutti lavoratori autonomi. Vengono assimilati ai lavoratori autonomi anche gli amministratori, i sindaci, i revisori di società, i giornalisti professionisti, ma anche i collaboratori di giornali, di enciclopedie, coloro che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, e anche i professionisti per i quali non è prevista una cassa previdenziale obbligatoria. Per quanto ancora riguarda poi la possibilità di lavorare in due o più stati membri, come può capitare, come capita sovente, il lavoratore che si ritrovi a svolgere contemporaneamente l'attività lavorativa subordinata, devo far andare avanti le slide, se no Greta giustamente mi fa. Ok, vabbè, qua. Quindi dicevo, il lavoro in più stati membri è anch'essa, in questo caso, il lavoratore versa contributi in un solo Stato membro senza la previsione di un termine massimo, e l'attività è presa in considerazione, l'attività di lavoro autonomo, come fosse nel loro insieme, ed è applicabile nello Stato membro in cui la legislazione è, per esempio nel caso nostro è l'INPS, o in ogni paese il corrispondente dell'INPS. Andiamo avanti un po', perché ho visto che siamo in ritardissimi, mi sono messo a chiacchierare. Vorrei parlarvi del credito d'imposta, perché se no non abbiamo più tempo. Va bene, le troverete nelle slide. Ok, allora, credito d'imposta è un meccanismo disciplinato dall'articolo 165 del testo unico, che consente di detrarre dall'imposta italiana l'imposta che i residenti italiani hanno assolto all'estero. Normalmente vale anche il viceversa, ci sono sempre rapporti di reciprocità tra la gran parte dei paesi OCSE. Il reddito prodotto all'estero, quindi, viene anche tassato in Italia in ossequio al principio della tassazione dei redditi ovunque prodotti, ma essendo residenti in Italia,
il cittadino italiano deve dichiararli in Italia. Però per evitare la doppia imposizione viene concesso questa detrazione dell'imposta estera secondo delle regole. Il credito, intanto il credito spettante è scomputato, spettante secondo delle regole che magari ora velocemente vedremo, è scomputato prioritariamente dall'imposta netta, quindi prima di eventuali versamenti in acconto o di ritenute alla fonte a titolo di acconto. Beneficiano del credito i soggetti residenti, non soltanto i lavoratori dipendenti come contribuenti, ma anche imprenditori, non imprenditori, società di persone, di capitali, insomma, è un meccanismo che serve in generale, come si diceva, a evitare la doppia imposizione e evitare anche meccanismi di evasione ed elusione. Questa detrazione è in base a vari fattori che vanno presi in considerazione, non ultimo un calcolo aritmetico, può essere totale o parziale, uno dei fattori, ad esempio, è proprio quello che forse è spesso il motivo per cui ci si imbarca in situazioni non sempre prevedibili a priori, che è la differenza, il diverso livello di tassazione estero rispetto alla tassazione italiana, oppure il fatto che il reddito di fonte estera venga considerato solo parzialmente attratto e quindi facente parte del reddito complessivo italiano, perché il reddito complessivo è un elemento del calcolo, oltre al reddito prodotto all'estero. Quindi, cioè, per esempio, la possibilità di recuperare in modo integrale l'imposta estera, perché non è detto che la recupereremo in modo integrale, è tanto più alta quanto più basso è il livello di fiscalità estera. Lo vedremo poi quando vedremo un attimo la formula. E come si diceva prima, le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni aiutano a evitare questa doppia tassazione. Vediamo se, ecco qua la formula. Allora, per quanto riguarda il calcolo che va fatto in sede di dichiarazione dei redditi, la formula è, bisogna mettere a rapporto il reddito estero a fronte del reddito complessivo, quindi questo rapporto, tra l'altro poi vedremo un attimo il reddito complessivo cosa deve contenere, si moltiplica per l'imposta lorda italiana. Tra l'altro per reddito complessivo si intende il reddito estero che va pure lui a denominatore. E per poter usufruire anche poi nel modello unico, dobbiamo necessariamente presentare la dichiarazione in Italia, quindi anche un altro dei motivi per cui pensare di non essere residenti fiscalmente in Italia, quindi non sentire di avere la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, ci comporta che non presentiamo la dichiarazione e perdiamo la possibilità, ad esempio, di legalmente di scomputarci le imposte pagate all'estero. Quindi bisognerà presentare la dichiarazione in Italia, inserendo il reddito estero nel quadro RC, nella sezione 1 del modello unico per persone fisiche, stando attenti a non inserire anche le imposte estere nel campo ritenute, perché non è lì che noi le potremo scomputare. Inserire il numero dei giorni lavorativi per poter effettuare il calcolo delle detrazioni, perché le detrazioni sono anche appunto il numero dei giorni di lavorativi è necessario poter inserire, avere le pezze d'appoggio per poterle inserire. Non tutti i paesi hanno le stesse regole come le abbiamo noi in Italia, diciamo, meccanismi documentali che ci permettono un calcolo, quindi dobbiamo anche per tempo procurare i documenti al nostro datore di lavoro estero. E si compila il quadro CE per recuperare l'imposta estera che sia certa e definitiva. Questo è un altro aspetto importante, che ora magari ci torniamo. L'imposta netta, poi, che viene riportata nel quadro RN del modello dei redditi, è l'importo massimo dell'imposta estera detraibile, quel calcolo che vedete nella slide. Se l'imposta estera dovesse eccedere l'imposta netta dovuta in Italia nello stesso periodo di produzione del reddito, non può essere richiesta rimborso, ovviamente,
Quindi se il credito c'è un caso previsto dall'articolo 11,4 del testo unico, che se il credito eccede l'imposta netta, il contribuente la può riportare al periodo successivo, chiederne il rimborso, però l'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che l'intento del legislatore nel testo unico era quello di regolare l'ipotesi in cui un'imposta netta del periodo in cui il tributo estero diviene definitivo e quindi scomputabile, perché se le imposte estere non sono definitive, non possono essere scomputabili, lo vedremo brevemente. Quindi nel caso in cui l'imposta netta sia inferiore a quella del periodo in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito, che è l'unico che rileva ai fini della determinazione dell'imposta estera detraibile. Al di fuori di questa ipotesi, se l'imposta estera è superiore, eccede l'imposta dovuta netta in Italia, nello stesso periodo di produzione del reddito, la differenza non può essere richiesta a rimborso. Nel caso in cui invece il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente. Quindi, in questo caso, il lavoratore dipendente, residente, fruisce per l'imposta assolta all'estero di un credito d'imposta non pieno, ma proporzionale al reddito estero che concorre alla formazione del proprio reddito complessivo. Quindi c'è un secondo limite, il primo è quello della formula, ma il secondo limite da prendere in considerazione è proprio quello che quando il reddito effettivo prodotto all'estero non concorre per intero a formare il reddito complessivo in Italia, si deve limitare proporzionalmente il riconoscimento di questo credito. Questa disposizione si applica quando ci si trova di fronte a situazioni appunto nel caso in cui il reddito estero tassato in Italia concorre solo parzialmente alla formazione del reddito. E tra l'altro l'aspetto dell'esigibilità è un altro aspetto che riguarda il comprendere quali imposte pagate all'estero concorrono alla possibilità che abbiamo noi in Italia di poterlo scomputare, perché la detrazione del credito d'imposta va calcolata a condizione che il pagamento sia a titolo definitivo e che avvenga prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Quando, anche qua, tutta una questione anche documentale, spesso non abbiamo i documenti, quindi l'Agenzia delle Entrate, in una sua circolare, la numero 3 del 2016, ha chiarito poi che in assenza della dichiarazione dei redditi estero, il cittadino può anche produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Però come provare la definitività di un pagamento? Io suggerisco di conservare come documenti la copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato estero, l'eventuale richiesta di rimborso delle imposte pagate all'estero qualora non sia inserita nella dichiarazione estera, le ricevute attestanti il versamento delle imposte pagate all'estero, e la certificazione magari rilasciata dal sostituto d'imposta nel caso in cui il trattamento economico corrisposto al lavoratore venga corrisposto per tramite di una società. I documenti sono l'aspetto che non sempre, l'eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto a redditi di fonte estera, non sempre abbiamo appunto all'estero lo stesso livello di burocrazia, se volete, nostra, quindi questi documenti vanno e certificati vanno prodotti per tempo. Ecco, volevo anche un attimo soffermarmi in questi ultimi minuti intanto sugli obblighi dichiarativi, perché ci sono due tipi di obblighi per i cittadini residenti all'estero. Il primo è più ovvio, il secondo più elusivo. Il primo sono gli obblighi appunto dichiarativi, la dichiarazione dei redditi, perché sia per i soggetti residenti che per i soggetti non residenti, ma che lavorano in Italia, va presentato il modello unico 730, a seconda del tipo di reddito che sarà necessario dichiarare. Ovviamente valgono anche qui gli stessi casi di esonero dagli obblighi di dichiarazione, però è anche opportuno. Se si sono pagate imposte all'estero, presentare comunque la dichiarazione dei redditi, proprio perché altrimenti non c'è la possibilità di scomputarsi
di poter godere del credito per le imposte pagate all'estero. Ma l'aspetto più elusivo a cui facevo riferimento sono gli obblighi di monitoraggio fiscale, che nel nostro modello unico è il cosiddetto quadro RW, dove ai soggetti residenti è fatto l'obbligo di presentare non solo ai fini del monitoraggio, ma anche per liquidare l'IVA e l'IVAFA, che sono due imposte, la prima sugli immobili, la seconda sulle attività finanziarie detenute all'estero. Anche qua ci sono una serie di esoneri che sono anche stati poi ben chiariti dall'Agenzia delle Entrate, che intanto l'esonero è previsto per una serie di casi che sono, ad esempio, quando il residente italiano, indipendentemente dai redditi prodotti, si ritrova all'estero con un conto corrente di cui ha disponibilità e supera gli importi che di volta in volta vengono stabiliti dall'amministrazione fiscale. Però questo è stato anche introdotto un esonero. Per esempio, proprio con riferimento al conto corrente, per i conti correnti all'estero, per l'accredito di stipendi al coniuge, ai familiari e ai titolari del conto, anche se sono beneficiari di deleghe e procure, che è stato anche un oggetto di grande attenzione quando in periodi di voluntary disclosure. In ogni caso, l'esonero riguarda le sole attività detenute nello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa, non si estende anche alle eventuali attività detenute in stati diversi e dalla stessa persona. E quindi anche nei casi in cui, insomma, in soldoni non c'è l'obbligo di produrre o non si ritiene opportuno di voler presentare il modello unico, restano a carico del contribuente obblighi di monitoraggio fiscale. C'è anche un aspetto piuttosto complesso che riguarda l'individuazione del beneficiario effettivo, ma non può essere oggetto della chiacchierata di oggi. Ma comunque, in via definitiva, il beneficiario effettivo, il titolare effettivo di un cespite all'estero, di un'attività potenzialmente produttiva di reddito, si intende la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, oppure nel caso di entità giuridiche, è la persona o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono e controllano questa entità o ne risultano beneficiari. Ascari Academy è partner di YouSlow Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo e learning di qualità da oggi anche sulla tua radio. Maggiori informazioni su www.ascari.academy. Buon ascolto!